una cerimonia bella, toccante, fatta anche di ricordi. Una intervista impossibile effettuata dai ragazzi al generale Niglio, morto in un incidente stradale, per un uomo che ha corso tanti rischi, tanti pericoli nei confronti a fuoco. La cosa strana, il destino volle che morisse in un banale incidente stradale. Ma parliamo della strada. Una proposta effettuata qualche tempo fa alla commissione straordinaria da parte di un noto giornalista locale, il dottor Umberto Belpedio, recepita, fatta propria dall'amministrazione Bottone, con l'invito fatto all'arma dei carabinieri e al generale comandante dell'arma, il generale Tullio Del Sette. Ecco, stamattina qui tanti carabinieri ad onorare Gennaro Niglio e a salutare il loro comandante generale, ma anche tanta gente comune. È il procuratore della Dia di Salerno, il procuratore di Nocera e il sottosegretario Alfano, insomma. C'erano tutti, perché Gennaro Niglio merita non solo di essere ricordato, ma anche onorato, credo soprattutto onorato, per quello che fece negli anni in cui egli visse a Nocera e a Pagani nell'Agro quale comandante della compagnia. È bello oggi essere qui in una scuola nella quale per parlare di legalità si fa riferimento al suo nome. Evidentemente la sua figura è rimasta impressa nella memoria di molti ed è sinonimo di legalità, di giustizia, di bene. La giustizia, perché la giustizia è qualcosa che fonda la legalità, è il controllo sulla legalità. Soddisfazione, un momento di condivisione solenne che trova questo suggello autorevolissimo del comandante generale per passare questa testimonianza agli studenti. L'operazione che ricordo in particolar modo è la cattura degli assassini della piccola Simonetta Lamberti, quando con un comando di 10 uomini feci irruzione in un ristorante e catturai gli assassini. Noi daremo un segnale forte con questa intitolazione della strada al generale Niglio dell'appartenenza, la vicinanza e il percorso di legalità e giustizia che questa città vuole portare avanti. Io ho conosciuto il Gennaro Niglio, è nata una sincera amicizia tra due, io ex ufficiale perché poi sono entrato in magistratura e lui è comandante della compagnia di Nocera. Quindi, come dicevo prima, è la prima volta che a un convegno mi sono fatto prendere un po' dall'emozione, dalla commozione. Lo abbiamo notato. Non è nel mio stile, di solito sono freddo e sono cerebrale, invece stavolta il ricordo di quegli anni così belli e anche così brutti, insomma, mi ha preso un attimo la mano. Questo è l'articolo più bello che io abbia scritto nella mia vita di modesto e semplice cronista. Aver visto attuare una proposta che avevo fatto alla commissione straordinaria del Comune nel mese di aprile del 2014. Io sono testimone di alcune brillanti operazioni fatte da Niglio, non solo quando stava a Pagani, a Nocera, che poi hanno dato origine all'assegnazione della medaglia d'argento, ma soprattutto quando l'ho seguito per il mio giornale in quel di Caserta, dove è stato autore di grandi operazioni, e gli sono grato per avermi fatto scoprire nella vita di un giornalista tanti politici che sedevano nei consigli comunali di quella provincia che erano stati condannati per pesanti reati. Cosa molto bella, devo dire, non organizzata dalla scuola, ma che è passata attraverso la scuola, perché tutti noi sappiamo che quella cosa che chiamiamo res pubblica parte dalla scuola e torna alla scuola.